Ciao a tutti, sono passati ben 4 mesi da quando ho fatto il primo video su Airbnb. Scusatemi per la mancanza di costanza, ma sono stato davvero super impegnato. Inoltre scusatemi per l'uso della canotta, ma adesso è fine luglio e c'è un caldo che è veramente terrificante, non posso farne a meno. Oggi parliamo di una problematica molto sentita, ovvero quando l'host non ci risponde. Tanto per cominciare, se non sapete come funziona Airbnb, ecco qua il solito link in sovraimpressione per andare al primo video. Iniziamo dicendo che per ottenere risposte dagli host, ovvero da chi ci ospita, ci vuole un poco di tatto e un po' di buona educazione. Ricordatevi che siamo sempre ospiti di una persona, cioè una persona che ci accoglie nella sua casa, quindi dobbiamo cercare di dare il maggior numero di informazioni possibili e di tranquillizzarli. Il mio consiglio è di sfruttare una caratteristica poco appariscente, ovvero la funzionalità di contatto host che c'è in una scheda. Qua per esempio c'è questa qua di Modena, ecco qua, contatto host ci permette di recapitare un messaggio al nostro host e funziona come un biglietto da visita. Quando lo riceverà l'host, riceverà un SMS di notifica e quindi qua sicuramente poi andrà a vedere i dettagli del messaggio. Considerando a volte il calendario delle disponibilità non è sempre aggiornato, vi consiglio di avere sempre l'accortezza di scrivere questo messaggio. In questo modo ci poniamo in una condizione di farci conoscere meglio dall'host. Visto che molto spesso scrivere queste cose provoca la sindrome del foglio bianco, vi propongo un template, un modello di messaggio da scrivere che vi potrà sicuramente aiutare a razionalizzare le cose da dire e ottenere più risposte. Ecco qua, questo è un esempio di un messaggio che scrivo io. Ciao, nome. Questo è importante, cerchiamo sempre di fare un messaggio che abbia una personalizzazione, diciamo, mettiamo il nome dell'host in maniera tale da farlo più personale. Mi chiamo Andrea e mi interessa molto la stanza che metti a disposizione su Airbnb. Nella vita mi occupo di marketing sui motori di ricerca e sto venendo a Milano perché da poco ho iniziato a lavorare per un'azienda e mi serve un appoggio. Qui chiaramente voi personalizzerete in base alla necessità per cui venite nella città dell'host. Arriverei lunedì pomeriggio da Torino. Usando la mia macchina, potresti darmi delle indicazioni su come arrivare a casa tua? Si trova parcheggio lì attorno o è il caso di mettere in un parcheggio custodito? Non ho molte necessità, ho visto che nei servizi offerti c'è l'uso della cucina e internet wireless. Mi puoi confermare che la cucina è attrezzata? A cena a volte mi cucino qualcosa. Inoltre mi servirebbe internet perché lavoro anche alla sera. Mi puoi confermare che la connessione è stabile ed è abbastanza veloce? Sono una persona molto tranquilla e come puoi vedere dal mio profilo adoro i gatti. Ecco, questi sono piccoli dettagli che aiutano l'host a capire con chi avranno a che fare. Magari sono persone che hanno bambini, magari sono persone che vivono da sole o che magari hanno un coinquilino, per cui è bene cercare di fargli capire subito che genere di impatto potremmo avere nella loro vita quotidiana, per quanto magari l'impatto sia nullo. Non serve molto altro. Secondo me con un messaggio del genere dovreste riuscire a ottenere una risposta molto velocemente e magari una risposta positiva. Ricordatevi che se non siete convincenti, magari l'host potrebbe dirvi che la stanza in realtà è stata occupata ma si è dimenticato di aggiornare il calendario, per cui è bene cercare di dare una buona impressione. Per questo episodio è tutto, quindi come potete vedere è molto veloce. Ricordatevi sempre che se inserite questo codice potete avere un bonus di circa 23 euro quando fate la vostra prima prenotazione. Lo trovate anche nella descrizione del video in basso. Infine il linketto per il prossimo episodio, che sarà attivo quando ci sarà un argomento di cui parlare. Per cui se avete dei suggerimenti scriveteli nei commenti del video. Per questa volta è tutto, buon viaggio e buon divertimento!